Inizia a puzzare di bruciato la questione legata allo stadio Vincenzo Presti di Gela, dichiarato inoggibile, una vicenda che si ingarbuglia sempre più e che adesso è finita nell'occhio del ciclone. A volerci vedere chiaro su come lo stadio sia stato gestito e sulle autorizzazioni, adesso è la polizia del locale commissariato guidata dal dirigente Francesco Marino. Agenti nella sede di Viale Mediterraneo dell'assessorato allo sport e turismo del comune di Gela hanno sequestrato atti, delibere, incariche e documenti vari che riguardano la questione stadio. non che la vicenda possa allargarsi sempre più e coinvolgere altri impianti sportivi di gela come per esempio il Palaco Siga, anch'esso recentemente dichiarato inagibile. Da quando il Vincenzo Presti ha chiuso i battenti il gela calcio è costretto a disputare le partite di campionato nella vicina Licata ma ad usufruire dal campo di gioco di Contrada Giordinelli anche altre società sportive gelesi. Così come anche il ha spesso ospitato delle manifestazioni sportive, con gli organizzatori che ora si ritrovano ad emigrare verso altri lidi perché la struttura, donata nel 1991 dall'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, è off limits. In che maniera vengono gestite queste strutture? La polizia vuole indagare, comprendere se ci sono eventuali responsabilità che potrebbero tirare in ballo amministratori vecchi e nuovi, dirigenti, assessori e tecnici. In merito allo stadio, presti giorni addietro, la commissione pubblici speciali ha negato l'utilizzo della tribuna in condizioni precarie sono stati avviati dei lavori di ripristino e si attende una comunicazione in tal senso proprio sull'agibilità comunicazione che non è arrivata in tempo la scorsa settimana e che ha costretto il Gela a giocare il derby con la San Cataldese al Dino Liotta otto giorni fa invece è arrivata un'altra tegola con la chiusura del Palacosiga, decisione assunta dall'amministrazione comunale perché a quasi dieci anni dall'inaugurazione non è stato mai effettuato il collaud del sistema antincendio. Se ne è accorta la commissione provinciale ai pubblici spettacoli nel corso di una visita ispettiva, al termine della quale è stata negata l'agibilità della struttura. Al sindaco Domenico Messinese non è rimasto altro che comunicare la chiusura del palazzetto con l'impegno dell'avvio immediato dei lavori di adeguamento.